Dimissioni ritirate, di primio ancora il sindaco di Chieti. Umanamente io non avrei ritirato le dimissioni perché sono disgustato da quello che è successo. Politicamente ho ritirato le dimissioni perché oggi ritirare le dimissioni vuol dire non far arrivare un commissario in città, vuol dire avere l'opportunità di rendere quelle opere, quei progetti, quelle iniziative che in questi anni abbiamo programmato, opere che possono essere toccate, vuol dire soprattutto non rischiare che si perdano o vengano in qualche modo distratti tanti fondi, 40 milioni di euro che la città deve avere e deve gestire nel 2019 ma anche nel 2020 e 2021. Il primo cittadino teatino ha dichiarato che, fosse stato per lui, avrebbe abbandonato la poltrona di sindaco, ma che rimane alla guida dell'amministrazione dopo i molti messaggi di incoraggiamento da parte della galassia abruzzese di centrodestra, a partire dal governatore Marsilio, e per rispetto ai 10 consiglieri che, insieme a lui, hanno approvato il bilancio lo scorso 2 luglio. Gli 11 che hanno votato il bilancio il 2 di luglio hanno messo la propria faccia per la città, per coloro che non sono venuti a votare, e legittimamente l'hanno messa anche i consiglieri di opposizione votando contro. Per quello che ci riguarda, se qualcuno vuole che questa amministrazione si interrompa il proprio percorso, faccia una mozione di sfiducia, venga in consiglio comunale, voti contro il consultivo e faccia venire il commissario, ma si sappia e si sappiano nomi e cognomi di chi determina queste cose. Rimangono infatti le perplessità sulla solidità della maggioranza, mentre Di Primio ribadisce che Forza Italia non è più il suo partito. Inoltre, a proposito di rimpasto della giunta, la posizione del sindaco sembra inamovibile. Quindi mi si può chiedere tutto meno che di toccare alcuni assessori ed alcune deleghe che io ritengo debbano essere gestite da chi ha meritato di gestirle.